nei giorni scorsi è successa qualcosa che dà lustro non solo all'amministrazione, ma all'intera città di Fondi, per cui io do la parola al sindaco. Sì, grazie. Se mi posso permettere di proporre al Consiglio Comunale la integrazione del presente lungo ordine del giorno con un inserimento di un punto specifico dal titolo Onore cittadino, agente polizia locale Luca Giovanisi, articolo 33 del codice di polizia, del regolamento di polizia locale. Avrete avuto modo di leggere dai giornali di questa circostanza che si è risolta piacevolmente, purtroppo poteva essere l'epilogo di un tragico episodio, e invece grazie appunto all'intervento tempestivo e particolare di uno dei nostri agenti della Polizia Locale in collaborazione con le altre forze dell'ordine intervenute tutte, si è potuto evitare un suicidio. Ai sensi del regolamento della Polizia Locale, mi sono, tra virgolette, complimentato di persona e ho ricevuto, da parte del comandante della Polizia Locale una proposta per, il conferimento, all'agente in questione della, riconoscenza dell'onore cittadino. Il regolamento di polizia prevede che la proposta venga fatta dal sindaco su, ulteriore, suggerimento e proposta del comandante della Polizia Locale, ma deve essere approvato dal Consiglio Comunale. Io ho ritenuto scontato anche il consenso da parte di tutti i consiglieri, perché vi posso garantire che la questione si è giocata in alcuni attimi dove l'intervento tempestivo della nostra pattuglia, e qui colgo l'occasione per ringraziare tutti gli agenti della Polizia Locale, che molto spesso, pur nelle esiguità delle risorse, sono i primi ad intervenire a prescindere da quelle che possono essere specifiche competenze, e credo che in altre circostanze noi stessi abbiamo riconosciuto a tutti loro, in modo particolare al comandante della Polizia Locale, questa attività che è ancora di più migliorata in virtù delle capacità anche di organizzazione manifestate e confermate dal comandante dottor Mauro Renzi. Interventi che hanno determinato la salvezza di una vita umana, credo che non abbiamo parole per ringraziare l'agente di Polizia Locale che è qui presente, perché se fosse intervenuto, ma per qualsiasi altro motivo di istituto, con qualche minuto di ritardo, probabilmente questa vita umana, dietro la quale, e qui altro inciso, si nascondono delle fragilità. Un giovane ragazzo scomparso da casa sua qualche giorno prima, esattamente alla fine del mese di giugno, ritrovatosi poi smarrito, in preda probabilmente ad una crisi anche depressiva, vicino al cavalcavia della stazione ferroviaria in direzione Monte San Biagio, con ovviamente l'intento predeterminato ma sicuro di togliersi la vita. La presenza degli agenti della Polizia Locale, i primi ad essere intervenuti sul posto, ha ancor di più accelerato l'intendimento del signore, del ragazzo, di cui non vi dico per opportuna riservatezza il nome, e fortunatamente l'agente Giovanisi, sprezzante del pericolo e pur vedendo in arrivo il treno, perché il giovane si era posizionato proprio sul binario per essere travolto e investito dal treno, lui è stato in grado di poterlo strattonare per portarlo via e salvargli la vita, per poi consegnarlo agli operatori del pronto soccorso per le relative cure. Io vi chiedo di votare questa proposta, al termine della quale, con la vostra approvazione, io conferirò ufficialmente l'onore cittadino e darò lettura di una motivazione che è quella che mi ha spinto appunto al conferimento di questo grandissimo e meritatissimo riconoscimento, di cui la città tutta è orgogliosa, perché un agente della Polizia Locale, come abbiamo più volte detto, è un nostro rappresentante, quindi è un biglietto da visita, sia nel bene, ahimè, in qualche circostanza anche nel male, quando ci sono dei disservizi. In questo momento ci piace esaltare invece la positività dell'atteggiamento coraggioso e determinante dell'agente di Polizia Locale Luca Giovanisi. Contemporaneamente all'intervento dell'agente di Polizia Locale era presente in servizio anche l'agente Anna Maria Maracchioni,
la quale ha assistito e a distanza coordinato le attività di supporto all'agente Giovanisi e alla quale, sempre in virtù del regolamento di polizia locale, il comandante del corpo riconoscerà una lode del comandante, quindi altrettanto riconoscimento che verrà al pari dell'onore cittadino trasmesso anche al settore ufficio del personale per l'inserimento nel rispettivo fascicolo. Quindi anche all'agente Anna Maria Maracchioni vanno i ringraziamenti altrettanto significativi da parte mia e di tutto il Consiglio Comunale per aver saputo supportare il suo collega e per aver a distanza coordinato anche gli interventi delle altre forze dell'ordine che sono poi intervenute proprio per coordinarsi con la pattuglia della Polizia Locale di Fondi. Io inviterei l'agente di Polizia Locale qui al centro per poter riconoscergli l'onore cittadino, il sindaco, visto il regolamento organico della Polizia Locale con particolare riguardo agli articoli 32 e 33, acquisita la proposta del comandante del corpo, protocollo 32334/P dell'8 luglio 2013, per il conferimento dell'onore cittadino al dipendente Luca Giovanisi, appartenente al Comando Corpo Polizia Locale, per aver dimostrato eccezionali qualità di coraggio, di incisività operativa, di abnegazione, sventando un suicidio nei pressi del cavalcavia ferroviario, meritando il plauso della cittadinanza per il tramite della sua massima espressione, ovvero il Consiglio Comunale della Città di Fondi. Ritenuta meritevole la proposta del comandante del Comando Corpo Polizia Locale della Città di Fondi, colonnello dottor Mauro Renzi, ritenuto di dover procedere ad attestazione formale dell'onore cittadino in deroga all'articolo 32 del vigente regolamento organico della Polizia Locale, limitatamente alla procedura per la consegna del presente diploma di attestazione, conferisce al dipendente signor Luca Giovanisi, agente di Polizia Locale, l'onore cittadino con le seguenti motivazioni: per aver dimostrato eccezionali qualità di coraggio, di incisività operativa, di abnegazione, sventando un suicidio nei pressi del cavalcavia ferroviario di Fondi mercoledì 3 luglio 2013, meritando pertanto il plauso della cittadinanza a cui le gesta del giovane agente di Polizia Locale ha portato lustro e merito. Dispone che l'originale del presente onore cittadino venga consegnato all'interessato, copia rimanga agli atti del Comando di Polizia Locale e dell'Ufficio del Personale per l'inserimento nel fascicolo personale. Consegno all'agente Polizia Locale Luca Giovanisi l'onore cittadino.